Ciao ragazzi, bentornati da Crimax in quarantena sempre. Altro unboxing oggi, una roba un po' più veloce, però vado praticamente a mostrarvi due attrezzi molto importanti che andranno a finire quello che è il pacchetto che abbiamo iniziato con l'unboxing precedente, ovvero di spombare come si deve. Quindi l'altra volta abbiamo visto che ho comprato la Spomb Station e oggi andiamo a vedere, qualcuno di voi ha già capito, altri due attrezzi che mi permetteranno di fare appunto quello che devo fare, ovvero spombare in modo meno faticoso possibile grazie alla Spomb Station e con materiali di qualità, insomma, perché ho preso tutto il necessario per essere pronto quando riaprirà la stagione di pesca. Non si sa ancora quando, però perlomeno sarò pronto e con materiali adeguati. Non perdiamo tempo, andiamo subito a spacchettare questi due pacchi e in più, per finire, ho una piccola chicca che volevo mostrarvi, visto che tanti di voi ci fanno domande del tipo, ma andiamo a vederlo dopo. Iniziamo subito, via! Allora ragazzi, taglierino ce l'abbiamo, adesso andrò veloce nell'aprirlo perché so già che tribulerò e si può capire, è un tubo, quindi dentro c'è la canna da pesca, da spomb. Vado, procedo con l'apertura. Eccoci qua, allora ho tribulato meno del previsto, pensavo peggio. Rullo di tamburi, signori. Shimano. Non so se si vede, questa è la Shimano TX Spod. Canna da 5 libbre, fatta apposta per spombare. Allora, vediamola un attimino veloce. Ah, più che altro volevo sentire la rigidità. Ah, però bei dettagli, bei particolari. Andiamo subito a riprovarla, ragazzi. Allora, non la sento tanto diversa dalla canna normale, forse adesso è un po' che non piglio in mano le canne, però ecco, alla fine è sempre una canna da car fishing, Allora, caspita, al suo peso ovviamente, però non è assolutamente male. Questa è una 12 libbre, scusate, una 12 piedi, 5 libbre. Bella, si sente che è una Shimano, proprio ti senti sicuro quando la tieni in mano. Io non so quanti di voi usano le Shimano. Ciò non vuol dire che è la migliore sul mercato, Io conosco questa, però avendo le Shimano TX1 quando vado a pescare, avendo tenuto in mano le mie vecchie Nash, quelle di Christian, che sono, adesso non mi ricordo il marchio, le Rod Hutchinson di Christian, altre canne che ho potuto provare, le Chubb, piuttosto che le Fox, quando tengo in mano una Shimano, non so perché, ma ho quel senso di sicurezza. Non so, è la mia impressione, ragazzi, ripeto, non vuol dire che sono le migliori assolutamente. Questa però mi sembra una buona canna. Adesso andiamo a vedere un attimo più nel dettaglio e poi procediamo con l'altro pacco. Eccoci qua, ragazzi. Secondo pacco. Allora, ricapitoliamo. Canna da pesca è una Shimano TX Spod 12 piedi 5 libbre. L'ho comprata anche perché aveva un prezzo speciale, posso dire così, quindi ne ho approfittato, sono sincero. Ovviamente andava abbinato un buon mulinello, perché ho dei mulinelli in box, ma non sono fatti per spombare. Soprattutto quando voglio raggiungere alcune distanze dove
devo andare almeno sui 70-80 metri, c'è bisogno di qualcosa sotto che mi dia questa possibilità, e questo sarà un buon mulinello. Bene, ho già aperto per evitare incastramenti vari. Ah beh, già la scatola ha un buon profumo anche. Allora, beh, ovviamente come ben sapete, adesso la mia non era una marchetta per Shimano prima, è che io usando Shimano sia i mulinelli che sono gli Speedcast 14.000, sia le canne che sono le Shimano TX1 12 piedi, 3 libbre e mezzo, ho voluto mantenermi su questa casa perché secondo me fa dei prodotti eccezionali e per chi non vuole spendere eccessivamente dà comunque degli entry level da non sottovalutare, ok? Sicuramente ci saranno marche migliori, sicuramente voi ne conoscete tante. Questo è quello che io mi sono comprato e come al solito ve lo faccio vedere, ragazzi. Non voglio dire che Shimano è la numero uno al mondo. Per me, però, tra tante cose che ho provato, sicuramente è una delle migliori. Boom! Eccoci qua, Arlex 10.000 XTB Spod. Bene, allora, due caratteristiche se riesco a dirvele, perché non sono un esperto, lo sapete, però vedo subito qua delle diciture e vedo che ci stanno dello 0,35 400 metri, dello 0,40 300 metri, dello 0,45 200 metri. Quindi 35, 40 e 45. Io cosa ho messo su? Uno 0,30. 0,30 perché mi sono fatto consigliare e per raggiungere determinate distanze ho preferito tenermi su un filo sottile. Ovviamente farò un innesto di uno 0,50 probabilmente, o di un pezzo di treccia nella parte iniziale, quella che esce dalla canna, per non spaccare. E bene, bene. 650 grammi pesa, mi sembra, qua c'è il simbolo, 650 grammi, ha un rapporto di recupero ogni girata, sto andando un po' intuito perché ripeto non sono esperto su queste robe, qua dice 5.3 a 1, magari se qualcuno poi vuole sapere o magari qualcuno sa di più lo scriva pure nei commenti, ragazzi. Come sapete noi esperti non siamo, quindi andiamo anche un po' a intuito. Allora, io ho chiesto al negoziante che mi montasse già il filo, perché anche quello non lo so fare bene come lo sa fare lui. Quindi me lo sono fatto mettere su e ho preso una bobina. Vediamo se si riesce a leggere, c'è un po' di riflesso. No, ovviamente come al solito. Comunque è un corda, il filo. Carp Line, questo qua per l'esattezza è uno 0,30 mm in colore verdogno, sembra. Anche questo ovviamente me l'ha consegnato il mio negoziante di fiducia, ha detto che va più che bene per quello che devo fare. E veniamo a noi adesso, pronti? Beh, qualcuno ha già visto lo spoiler su Instagram, però qualcun altro non l'ha visto. Ok, allora Shimano Arlex 10.000 XTB Spod. Perché Spod? Perché esiste anche la versione normale da pescare tranquillamente. E allora, caspita, si presenta come un, come posso dire, bello pesante, e però penso che sulla canna poi si vada un attimo a bilanciare. Wow, rumore della frizione, quello che ci piace, che ovviamente sarà tutta chiusa quando lancerò. E attenzione, vedo una cosa. Allora, beh, innanzitutto è un bel mulinello, cioè c'è poco da fare, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma quando, ripeto, hai qualcosa di Shimano tra le mani senti che è fatta bene. Guardate come gira perfettamente, veloce, cioè non so, questa è una mia idea che io mi sono messo in testa, e anche quando dovevo scegliere le canne ne ho viste tante, ma poi alla fine ho detto no, vado su chi
sa come lavorare e che da sempre fa prodotti di qualità eccelsa. Però, come ho già detto, scusate se mi ripeto, non vuol dire che sia la migliore per tutti. Per me lo è. Allora, volevo farvi solo vedere una roba. Apro un attimo la frizione. Allora, adesso poi metterò le foto perché sicuramente non c'è tanta luce qua. Però qua vedete che c'è la clip per clippare il filo, soprattutto quando dobbiamo andare a spombare. Ecco, questa qua, questo mulinello qua, di clip ne ha tre. Una, due, tre, con i relativi simboli romani. Quindi uno, due, tre. Questo perché? Perché essendo un mulinello creato apposta per spombare, ok, gli hanno messo tre clip perché di solito è il numero di canne che usiamo. Vado un po' intuito, però se è nato per pasturare, per spombare, io pesco con tre canne, il carpista medio pesca con tre canne, poi c'è chi pesca con quattro, chi pesca con due. Quindi, avendo tre clip, possiamo clippare le tre distanze delle tre canne. Quindi, se la prima canna la butto a 15, la seconda la butto a 20, la terza la butto a 25, io non faccio altro che, in senso inverso, con i distance stick, o più ignorantemente, come facciamo io e Christian, con due picchetti messi a un metro e via, prendiamo le misure della canna più lontana, quindi 25 metri. Clippo, poi prendo le misure della canna intermedia, clippo di nuovo e infine prendo le misure della prima canna. Quindi ho la possibilità di andare a clipparmi tutte e tre le distanze di tutte e tre le canne. Non è qualcosa da sottovalutare, perché io parto con la prima canna, boom, 10 spomb. Tolgo la clip e ho recupero e ho già la seconda clip impostata a 20. Tiro 10 spombate sulla clip quella 20. Tolgo la seconda clip, recupero, ho già la clip pronta su quella 25. Quindi tiro di nuovo e c'ho già. Quindi, cioè, caspita, forse questa è proprio la differenza. Magari c'è qualcos'altro anche che si differenzia sull'Arlex, quello normale da pesca, proprio da attaccare alle canne che usiamo per pescare. Tanta roba, non me l'aspettavo questa chicca qua, non lo sapevo. Boh, innamorato. Adesso lo provo sulla canna e vediamo come si bilancia. Allora, andiamo a inserirlo. Cavolo, avevo chiuso tutto. Andiamo un attimo a inserire. Perfetto. Ah beh, allora, già così il fusto della canna qui mi bilancia il peso del mulinello. Manca anche sto pezzo, ma ho già capito che una volta che è tutto ben pronto con il secondo pezzo non mi salterà più all'occhio il peso del mulinello, perché va tutto a bilanciarsi. Cavolo, ragazzi, spettacolare. Cioè, ha veramente il suo fascino sto mulinello. Adesso faccio qualche foto, che così ve le metto bene a fine video e basta. Allora, detto ciò, ragazzi, smonto un attimo qui, faccio le foto e poi volevo tirare fuori una chicca che molti di voi costantemente ci chiedono sui social: come abbiamo iniziato a pescare, cosa mi consigliate all'inizio. Vi faccio vedere un reperto, anzi due reperti storici, che sono i primi mulinelli che usavamo io e Christian per andare a pescare a carpe. Un attimo solo e sono da voi. Eccoci qua, ragazzi. Allora, come promesso, vi faccio vedere i primi mulinelli che usavamo io e Christian. Senza bait runner, senza... non avevano un cazzo di qua. Avevano una frizione, una bobina misera, che di 0,30 contenevano solamente 100 metri, quindi proprio da qui a lì tiravamo, sperando di non incagliarci da qualche parte, perché sennò era filo che andava via.
E basta, questi qua sono della Caperland, quindi sono mulinelli che erano attaccati a canne. Il kit iniziale, canna, mulinello e filo già su, costava 15 euro tipo. Quindi abbiamo iniziato veramente con la miseria, si può dire, e oggi invece pian piano ci siamo fatti tutto il nostro arsenale da guerra. Questi qua li ho ritirati fuori perché devo imprestarli ad un amico e col quale poi andrò a fare qualche pescata appena riaprirà il tutto. Io ho cambiato il filo, io ho messo il filo che avete visto prima, lo 0,30 della corda, perché questo qua aveva 5-6 anni ormai. Le ho puliti un attimo dentro e adesso lui, che ha le prime armi, potrà usarli tranquillamente. Gli impresterò le mie canne H-Gun, quelle della Nash vecchie che ho cambiato, e basta, inizierà a divertirsi. Spero che poi gli possa piacere nel tempo e anche lui farsi la sua attrezzatura. E basta, era una piccola chicca che volevo farvi vedere. Guardate, due canne avevamo e affrontavamo fiumi, laghi, tutto. Da qui poi la cosa nasce cosa, è partito e ci è piaciuto e ci siamo attrezzati. Bene ragazzi, promesso, non compro più un cazzo perché comunque questa quarantena mi ha fatto male, diciamo. E no, a parte gli scherzi, ho trovato delle buone offerte e non ho voluto farmele scappare perché comunque sapevo che poi col tempo l'avrei preso. Questa volta ho avuto fortuna, ho trovato quello che mi interessava a un buon prezzo e basta, ho deciso di prenderli, però per un po' adesso mi fermo, anche perché se continuiamo così ho tutta la roba ma non posso andare fuori a pescare, quindi basta per un po' unboxing. Niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Ripeto, tutto quello che avete visto e sentito dire da me è frutto di una persona che è inesperta, quindi vi ho dato quelle due o tre caratteristiche che ho potuto leggere sia sulla canna che sul mulinello. E detto questo, se qualcuno poi ha avuto modo di provare questi due attrezzi, canna e mulinello, ce lo faccia sapere. E basta, io vi saluto, vi auguro ancora buona permanenza in casa visto che non possiamo uscire, e lasciatemi un like giusto per capire che queste cose vi piacciono, queste tipologie di video, questi unboxing, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, da Max è tutto, ciao.